Creare scenari capaci di emozionare. È con questo obiettivo che nasce il progetto Le Stanze dell'Arte, giunto alla sua seconda edizione ed ambientato al Museo Civico di San Francesco a Montefalco. Anche quest'anno il progetto, curato da Rita Rocconi, propone una serie di eventi nel mese di luglio, abbracciati dalla mostra di un grande artista di fama internazionale, quale Luciano Ventrone, definito da Federico Zeri il Caravaggio del XX secolo, che espone dal 7 luglio 35 dipinti provenienti da varie collezioni private. Si avvale di tecniche artistiche raffinate e ricercate, con metodi e procedimenti prestati da pittori del passato, quali la gessatura della tela e l'uso del colore ad olio steso per velature. Il risultato si discosta da quello dei suoi predecessori seicenteschi. La luce di Ventrone, infatti, è fredda, molto più simile a quella di una moderna illuminazione elettrica, lontana dal calore e dagli effetti antichi creati dalle candele. I soggetti sono frutti o foglie all'interno di ceste o tazze, nell'immobile fissità di sfondi nero grigio, così da escludere qualunque tipo di suggestione spaziale, costringendo lo sguardo del pubblico a concentrarsi sul centro della composizione, occupata da elementi di mirabile perfezione che sfidano per la loro bellezza la loro stessa natura. Il percorso della mostra, che sarà visitabile fino al 31 agosto e che è curato da Cinzia Chiari, si snoda in maniera cronologica dal 1967 fino ai giorni nostri. Domani, giovedì 14 luglio, il secondo appuntamento musicale delle Stanze dell'Arte, con un concerto per fisarmoniche e trio d'archi e degustazione di vini e formaggi locali.